appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Sceglierei il velocissimo Felipe Anderson, un giocatore che se è in giornata è difficilissimo da marcare per qualsiasi difensore. Oltre ad essere molto veloce, ha una grande tecnica che gli permette di essere micidiale nell'uno contro uno. Quando salta l'uomo ha sempre la soluzione giusta, o il tiro in porta o il passaggio per il compagno messo meglio all'interno dell'area di rigore. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. La partita è iniziata. Luis Alberto. Marusic. Ottimo il fraseggio. Pallone in aria. Intercetta il passaggio, pericolo. Luis Alberto. Riesce ad intercettare. Zielinski. La gioca in profondità. Mario Rui. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Politano! Luis Alberto. Felipe Anderson. Lazio ha avuto un maggior possesso palla finora, la partita però è ancora all'inizio. Luis Alberto, c'è la palla lunga in avanti. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema. Ecco il tiro! Grande risposta di Collini. Che classe! Ottimo salvataggio! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Calcio d'angolo battuto corto. Luis Alberto. Zielinski. Cambia gioco. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Luis Alberto. Siamo ancora sullo 0-0. Guendouzi decide di allargare il gioco. Spazza via senza fronzoli. Spazza via. Decide di sfruttare la fascia. Apertura di gioco sul fronte opposto. Ecco che provano dall'altra parte. Continua ad avanzare verso l'area. Felipe Anderson. C'è spazio per calciare. Mario Rui.
molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Lungo passaggio in avanti. Guendouzi. Il tabellone dice ancora 0-0. Anderson prova a metterci piede, prova a verticalizzare. Politano. Passaggio sulla destra. Cerca il numero. Mario Rui. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Il primo tempo finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Inizia adesso il secondo tempo. La Lazio ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervare. Costringe l'avversario al fallo. A sinistra con il passaggio. Crossa il pallone a centro area. Occhio al cross. Ancora in mezzo. Allontana la minaccia. Marusic. La mette in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve il passaggio. Riceve in ottima posizione. Può concludere. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. L'uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Occhio all'apertura intelligente. Il Napoli cerca spazio per affondare. Raspadori. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0. Raspadori. Raspadori! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Guendouzi. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. La gioca lunga sulla fascia opposta. Alza la palla in profondità verso un compagno. Marusic. Appoggia il pallone largo con eleganza. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Guendouzi. Ci prova! Un grande riflesso qui! Vediamo se crossa. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati.
Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Prova la giocata di Fino. Palla verso, gran colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Napoli deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. I giocatori si salutano, il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla rete. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. La mette sulla fascia. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Scatta verso il pallone. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Scodella in avanti. Luis Alberto si allunga per arrivare al pallone. Felipe Anderson. Prova la conclusione. Felipe Anderson ha un grande senso del gol. Ha visto l'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Juan Jesus. Zielinski. L'azione ristagna a centrocampo. Arriva il fischio dell'arbitro e con questo equilibrio si deve per forza andare ai tempi supplementari. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine è prevalsa la paura di perdere. Parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari.